È il momento di una grande personalità. Il Movimento 5 Stelle candida in Calabria ed Emilia Romagna un uomo la cui carriera è un simbolo della battaglia contro la malavita. Fino a pochi mesi fa ricoprivi il ruolo di procuratore nazionale antimafia e sono veramente felice e onorato di chiamare qui sul palco Federico Cafiero De Rao. Buonasera, sono felice di essere con voi stasera. Siete tanti, bellissimi, per passione civile, per cuore. Guardate, il Movimento 5 Stelle è l'unica formazione politica che ha parlato di lotta alle mafie. Lotta alle corruzioni, lotta all'evasione fiscale. Ma voi avete sentito parlare altri di mafie? Si è parlato? Sapete che il silenzio è il pilastro, la forza delle associazioni mafiose? L'unica formazione che si è opposta è il Movimento 5 Stelle. Ne stiamo parlando dappertutto. Occorrono strumenti più efficaci. Occorre una disciplina che sia veramente capace di contrastare le mafie, impedire ad esse di infiltrarsi nell'economia, quell'economia sana che è fatta da imprese che lavorano, che si sacrificano, che hanno bisogno di andare avanti e invece si trovano a concorrere con le imprese mafiose che traggono dal pozzo della ricchezza proveniente dai traffici illeciti la possibilità di andare sempre più avanti. Ed è lo Stato che deve stare a fianco alle imprese sane. E il Movimento 5 Stelle ci pensa ed infatti ha pensato di dover rafforzare i controlli, la vigilanza per quanto riguarda il PNRR, i 220 miliardi, i 210 che arriveranno. Il Movimento 5 Stelle sa che quella è un'opportunità, ma è un'opportunità nella quale non si deve assolutamente accostare la mafia, perché fa parte delle persone per bene, di quelle che credono nella libertà, nella giustizia, nei valori della nostra Costituzione. E guai a toccare la nostra Costituzione. E guardate, la mafia prende appieno nel campo dell'illegalità. Bisogna quindi contrastare l'illegalità e questo lo si fa con un processo rapido, veloce, capace, non con l'improcedibilità. L'improcedibilità è la negazione della giustizia e il Movimento 5 Stelle vuole eliminare questa bruttura. La nostra Costituzione vuole che si arrivi ad una sentenza di assoluzione o di condanna, ma una risposta. Così si definisce la domanda di giustizia. Ci è stato detto che l'Europa voleva la velocizzazione del processo. Qui si è avuta la negazione del processo e la negazione della giustizia. È quel che il Movimento 5 Stelle vuole modificare, ma vuole anche che vada avanti la cultura della legalità e con la cultura della legalità la scuola. Che la scuola possa insegnare ai ragazzini fino alla più tenera età cos'è il diritto, qual è il vero patrimonio di ciascun cittadino, la ricchezza e la libertà. E guardate, di fronte a una deriva autoritaria, guardatevi la libertà, perché la libertà è come l'ossigeno, diceva Calamandrei. Ci si accorge di quanto vale nel momento in cui la si comincia a perdere e noi non possiamo perdere la libertà, dobbiamo difenderla. Il Movimento 5 Stelle difende la libertà, difende la democrazia, difende la Costituzione. Noi siamo dalla parte giusta. Grazie, grazie mille, veramente.